Benvenuti a Sinfonia, ovviamente. Credo che sia la prima volta che nel Sud Italia si realizzi un evento come questo, che riesce a coniugare molto bene la musica e un certo tipo di musica con arte, cultura e fashion. Tempo ci siamo, un'altra impresa in questa primavera così impegnativa per te. Almeno ti abbiamo visto protagonista in diversi eventi importanti, uno degli ultimi a conversare proprio d'arte contemporanea al Museo del Fuoco di Novoli. Quindi una donazione anche molto importante che hai fatto. Oggi siamo qui in Fiera del Levante, in questo splendido padiglione, quindi sicuramente una location abbastanza particolare, un evento musicale un po' trasversale e con un'altra edizione di Artisti in Voce. Quindi ancora artisti riuniti. Il nome della luce. Comunque raccontaci un poco di questa impresa nata proprio ormai 2 anni fa, se non erro, vero? Sempre in questo periodo. Anche questa è diventata la quarta. Eh sì, questa è iniziata qui. È iniziata proprio qui con Acmei Expo. E poi forse finisce qui, ma non credo, perché mi pare che continuerà. C'è un'altra storia. C'è un'altra storia in ballo. Niente, è stato un periodo abbastanza pieno di, diciamo, di eventi, tra cui quello che hai citato al Museo del Fuoco, è stata una bella serata. Abbiamo dialogato con il sindaco, il dottor Greco, il dottor Perla, che è il direttore, e con Carmelo Cipriani. E con Carmelo siamo. Critico storico dell'arte. Sì, una persona squisita, molto brava. E poi c'era anche una giovanissima, diciamo, una giovanissima laureata che collabora con loro. È iniziato quella sera a fare la critica d'arte. Quindi è tenuto a battesimo una... Sì. È stato anche piacevole da questo punto di vista, simbolicamente, insomma. Dicevo, poi ogni tanto ci troviamo in avventure, tipo questa è un po' particolare. Thank you.
Thank you.